Domanda del lunedì mattina. Esiste un modo peggiore per iniziare una settimana? La risposta, secondo me, è semplice. La risposta per me è no. E per riassumere quello che è stato il derby d'Italia di ieri sera, lo scontro diretto di ieri sera, io partirei da un confronto tra due giocatori che sono scesi in campo, per Juventus e per Inter. Sto parlando dei portieri. Perché se da una parte Szczęsny è il miglior giocatore in campo, in assoluto, tra tutti quelli che hanno giocato a San Siro, dall'altra parte abbiamo un Sommer che si porta a casa un senza voto. Poi nelle pagelle oggi pomeriggio andremo sicuramente ad approfondire il tutto, però questo 1-0 con autogol è un po' falso, come dicevo ieri sera, e credo che la risposta, la dimostrazione, la prova sia proprio lì, nella prova dei portieri. Il migliore in campo è quello mai chiamato in causa. La Juventus che non è mai stata in grado di far sporcare i guanti in maniera seria al portiere avversario, mentre l'Inter gli ha fatto fare straordinari. Parto da una cosa che non mi è piaciuta e non riguarda la partita. È un intervento di Barzagli a DAZN quando arriva Allegri e la prima cosa che dice è: Max, d'accordo che i tuoi giocatori di esperienza, però poi ci sono quelli che non hanno risposto bene e sono i più giovani. Io credo che non sia stata una gran partita per tanti dei più giovani, e lo vedremo nelle pagelle. Credo che non sia giusto negare l'evidenza, non l'abbiamo mai fatto, l'abbiamo sempre spiegato e descritto tutte le situazioni, anche se c'era da cercare di punire dei giocatori magari giovani o magari che stanno simpatici, perché è sempre giusto dire quello che si vede effettivamente senza filtri. Però io credo che come prima cosa, come prima analisi della differenza, la distanza tra Inter e Juventus, la prima cosa che salta all'occhio guardando la partita non è: hai visto i giovani che non hanno risposto alle aspettative. È una cosa che sicuramente va detta, ma non è da mettere in primo piano. Perché fa parte del discorso, ma non è il punto focale. Assolutamente no. Per me è stato un brutto primo tempo, con una reazione, perché una reazione nel secondo tempo c'è stata, però è stata una reazione, secondo me, di quelle nervose. Mi viene in mente quando l'anno scorso al Parco dei Principi a Parigi dicevo: perché c'è una Juventus che fa on-off, che si accende e si spegne, ogni tanto fa, ogni tanto non fa? Ecco, io nel derby d'Italia, nel secondo tempo, ho rivisto questo. La Juve che cerca di fare qualcosa in più, ma non perché lo sa fare, semplicemente perché va più avanti e va a sfaldarsi. Locatelli ha parlato del primo tempo. Lui ha detto che secondo lui siamo stati troppo bassi nel primo tempo. E secondo me non è stato solo questo. Cioè, non è solo quanto sta alta e quanto sta bassa la squadra, non è soltanto un discorso di baricentro. Cioè, non è assolutamente questo. Anche perché è vero, il gol lo prendiamo perché siamo molto schiacciati, ma non solo. Se andate a rivedere l'azione, abbiamo un certo punto che c'è Di Marco sulla destra. Abbiamo Pavard che si butta dentro e non lo seguono, perché è Pavard che fa innescare il gol dell'Inter. È lui che a un certo punto decide di scardinare la difesa della Juventus e soprattutto le marcature della Juventus con un movimento. Lì cosa succede? Di chi è la colpa? Perché la Juve prende gol? Vai a uomo? Vai a zona? Da quel punto di vista, come deve difendere la Juve? Come l'ha preparata la Juve? Perché a un certo punto puoi dire: colpa di Locatelli, che non esce. Però Locatelli magari deve dare un'occhiata alla Noglu. E deve rimanere al limite dell'area, perché se la palla poi viene scaricata dietro, Calhanoglu da fuori può far partire il tiro, un po' come è stato con Baldanzi, dove proprio Locatelli invece non era uscito, e quindi serve un giocatore che lì vada a schermare. Può essere colpa di Danilo, perché se vai a zona in quella porzione di campo lì, magari deve andarci Danilo. Può essere Danilo, che intanto si era già fatto tagliare dietro sia da Di Marco che anche da Pavard. Doveva andarci Bremer? Può essere anche quello, dipende come l'hanno preparata, perché Bremer, se ci fate caso, riguardate la scena del gol, continua a dare delle occhiate a Lautaro Martinez. Chi deve uscire? Di chi è l'errore? Di chi è la colpa? Quell'uomo lì di chi è? E voi direte: vabbè, ma quell'uomo lì di chi può essere? È un centrale di difesa, un braccetto.
il difensore destro della difesa 3 dell'Inter che si trova in una posizione inusuale. Sì e no, perché io credo che la Juventus l'avesse preparata comunque questa opzione, perché sia Bastoni che Darmian quando gioca a destra o lo stesso Pavard quando appunto giocate in quella posizione lì, beh, i braccetti di Inzaghi quel movimento lo fanno spesso e volentieri. Non è una novità, non è una cosa che non avevamo mai visto e wow, una sorpresa dal nulla, Inzaghi ha fatto una cosa inedita, no, era una cosa che dovevamo assolutamente preparare, quindi bisognava capire quel movimento lì, chi poi doveva andare a raccogliere quella marcatura, perché ci siamo ritrovati, secondo me, in un momento di panico perché non avevamo più i riferimenti. E quando perdi i riferimenti è molto facile che poi si faccia la frettata come è stato effettivamente. Il taglio, l'inserimento, il movimento di Pavard, chi lo doveva seguire? Locatelli che guardava Calhanoglu, Bremer che guardava Lautaro, Danilo che forse stava zona, forse stava uomo. Io non lo so, io non ho la risposta da darvi, ho soltanto da farvi ragionare, perché l'Inter la vince con un autogol, ma è un autogol che nasce mica soltanto perché è un autogol, nasce perché l'Inter l'ha preparata bene quella situazione lì. È una bella giocata dell'Inter. Io quindi capisco anche il discorso di Allegri che dice ad agosto non pensavamo di trovarci in questa posizione, bla bla bla, ma anche lui sa il peso di questa sconfitta. Allegri lo dice perché è giusto dirlo dopo una sconfitta, è giusto cercare di tenere insieme il gruppo, tenere unito il gruppo, perché questa è una sconfitta pesante. È una sconfitta pesante. Perché la domanda che vi faccio io oggi è: la Juve guarda avanti o guarda indietro adesso? Si ritrova in una posizione ibrida tra Milan e Inter. E se fino al pre-partita eravamo tutti lì a sognare di guardare avanti e di fare 3 punti per guardare avanti, ora la domanda è: dopo 1 punto in 2 partite tra Empoli e Inter, la Juve può ancora concedersi il lusso di guardare avanti o deve difendere la seconda posizione? Questo è il tema, secondo me, di oggi, eh. Questa è assolutamente una tematica da mettere in primo piano. E poi, devo dire la verità, mi dispiace che poi il ragionamento di Allegri a fine partita sia il cross di Miretti doveva essere più preciso, perché sì, non è una cazzata quella che dice, è una cosa sacrosanta. A maggior ragione, con il risultato in bilico, un episodio, un cross, una giocata deve essere determinante, può diventare determinante. Però anche lì, prima di arrivare al l'errore tecnico c'è tanto di più, c'è tutta la percezione della partita in cui l'Inter ha dimostrato di saperle fare le cose e tu no. Perché poi arriva sì l'errore, certo, indubbiamente, però perché per tutta la gara la Juventus è apparsa la gara, la squadra più timida, più timorosa, meno organizzata rispetto all'Inter? Perché io credo che ad oggi ci sia una grossa differenza di valori tecnici tra i calciatori della Juve e i calciatori dell'Inter. Però i calciatori dell'Inter oggi hanno raggiunto questa maturità e anche questa consapevolezza e questa influenza che hanno nei nostri paragoni, nei nostri parallelismi, nei nostri confronti, tale da far arrivare a dire sì, ma l'Inter è troppo forte. Certo, ma per arrivare ad essere troppo forte è quella squadra sorretta da quei singoli. C'è stato un lavoro dietro, perché non sempre i giocatori che sono arrivati all'Inter sono arrivati con quello status lì. Cioè, l'esempio più eclatante per me è Thuram. L'Inter quest'estate perde Dzeko e Lukaku, li sostituisce con Thuram e Arnautovic. Allora, sulla carta tu avresti dovuto dire: beh, ma quanto ci ha perso Lukaku, giocatore che comunque è importante, Dzeko, giocatore immortale, meraviglioso, che negli anni ha sempre fatto vedere che. E invece Thuram non li sta facendo rimpiangere, sta facendo una stagione meravigliosa. Perché? Perché si è lavorato bene su quel giocatore lì. Non serve pagare 1 miliardo di euro per i giocatori, quando ci sono quelle caratteristiche, poi si lavora su quelle caratteristiche. Quindi io non credo che il materiale tecnico della Juventus sia da far schifo. E secondo me la Juventus lo sta dimostrando in questa stagione. Stanno venendo fuori tante caratteristiche anche positive dei nostri giocatori. Per noi un esempio eclatante è McKennie, che sembrava essere, invece guardate come si è lavorato bene su questo ragazzo, tra tutti quelli che l'hanno avuto a disposizione in questi anni. Su McKennie si è lavorato bene. Poi è ovvio che McKennie non ti fa il cambio gioco
ha fatto Calhanoglu l'altra sera, ma non te lo fa neanche Locatelli. Difficile. Poi è ovvio che lì vengano fuori quelle caratteristiche tecniche diverse. Perché non c'è nessuno nella rosa della Juventus che dà quella palla che ha dato Calhanoglu a Di Marco. Difficilmente. Però, prima di arrivare a l'errore tecnico di Miretti che sbaglia il cross, è i giovani che hanno deluso. Insomma, c'è tutta la percezione prima di tutta la partita e di tutta la stagione. Perché se siamo stati sempre a dire sì, però l'Inter c'ha qualcosa in più, non è sempre solo un aspetto tecnico. Questa è una cosa che deve assolutamente essere messa in primo piano. Perché io credo che oggi l'abbiamo persa non limitando una loro giocata standard. Ed è ovvio che un allenatore come Allegri, che cerca di limitare quelle che sono le giocate standard degli avversari, una cosa così gli pesi. Io sono convinto che Allegri una roba del genere pesa. E mi dispiace perché io non sono fan di Simone Inzaghi, non mi sta particolarmente simpatico. Però, ragazzi, c'è da dire che a oggi il confronto è impietoso. Tra Inzaghi e Allegri oggi il confronto è impietoso, non soltanto per questa partita, non soltanto per questa stagione, ma per tutto quello che è stato il progetto iniziato ormai 2 anni e mezzo fa dai due tecnici. Che uno prende la Juve, uno prende l'Inter. Tra l'altro Inzaghi senza aver mai allenato una big, Allegri avendo già allenato Juventus e Milan e vinto con Juventus e Milan. E devo dirvi la verità, 2 anni e mezzo fa non mi sarei mai immaginato un confronto così impari e con così tanto distacco tra i due. E non venitemi solo a dire il progetto, il percorso, che sono le cose che dice Allegri perché è giusto che le dica per difendere il suo operato. Allegri non può denunciare il suo operato, lo deve difendere. Però la Juventus tante volte, anche a soldi milioni, dei giocatori li ha portati a casa. Quindi non è che siamo una squadra di disperati scappati di casa. Non è così. È ovvio che oggi la percezione e l'output sia differente. L'Inter ha appena vinto una Supercoppa, l'anno scorso ha vinto Coppa Italia e Supercoppa, l'anno prima ha vinto Coppa Italia e Supercoppa, l'anno scorso ha fatto una finale di Champions, 2 anni fa ha perso lo scudetto l'ultima giornata, quest'anno molto probabilmente vincerà lo scudetto. La percezione è differente, ma mica solo sui giocatori, mica solo sulla singola giocata, su tutto quello che è stato il lavoro fatto in questi 2 anni e mezzo da Inzaghi, che è stato un lavoro, ahimè, buono, se non buonissimo. Invece noi stiamo guardando e stiamo vedendo dei risultati, dei frutti del lavoro discreti soltanto in questa stagione. E lì la grossa differenza. Non è i giovani che mi steccano a San Siro. Non è Miretti che mi sbaglia il cross. Anche. Sono tutte cose che anche. Sono tutte cose vere, sono tutte cose che vanno nell'analisi, però ci vanno poi in fondo. Perché Inter-Juve è stato l'output della differenza di approccio e di atteggiamento che in questi 2 anni e mezzo hanno seguito i due allenatori, con a disposizione squadre più o meno forti a seconda delle annate. Questa, secondo me, è assolutamente la verità. Poi ho letto un tweet perfetto di Guanito, veramente perfetto, e quindi gli mando anche un abbraccio e un saluto perché è stato molto lucido. Dice: preparata male, giocata peggio, sconfitta strameritata. Rimane una stagione straordinaria dei ragazzi. Inizio anno è impensabile e difficilmente ripetibile. Oltre all'allenatore bisogna cambiare e alzare il livello dei giocatori, perché oggi l'Inter è 3 spanne sopra, forza Juve. Perfetto. Perfetto. Perché dal punto di vista tecnico, ripeto, abbiamo visto una differenza abissale. Dal punto di vista tattico abbiamo visto un'altra differenza abissale. E io credo che questo sia effettivamente l'ultimo passo dell'Allegri bis. Io non vedo come ci possa essere un rinnovo per Allegri. Io non vedo come possa iniziare una stagione con un solo anno a disposizione senza garanzie per il rinnovo. Quest'anno aveva una grande opportunità con questo scudetto che alla fine eravamo arrivati lì a giocarci fino allo scontro diretto. Non è chiuso, d'accordo. Non è matematicamente chiuso, indubbiamente, ma ora si è complicato terribilmente. E sono curioso di vedere come reagirà la Juventus, ma secondo me oggi deve guardarsi indietro e non in avanti. E lo dico con la morte nel cuore, non è un discorso di non credere nel fino alla fine, è un discorso che l'Inter è troppo avanti, troppo più avanti. Non è tanto per la Juve, in questo momento è per l'Inter, che virtualmente è troppi punti più in là. E non credo che non inciamperà, anzi, credo che inciamperà magari qualche partita, non le può vincere tutte indubbiamente,
devi inciamparne tante, non dobbiamo inciampare mai, anche reagire in quei momenti lì. Diventa tosta, diventa tosta. La cosa che mi dispiace di più è vedere l'assenza di coraggio in una partita simile. Non dico di voglia, perché per me la voglia c'è stata, però c'è stata meno voglia rispetto alla paura. La paura era più grande della voglia. E secondo me questo passa tanto anche da tutti questi discorsi che stiamo continuando a farci. E cioè, noi lavoriamo per arrivare nei primi quattro, questo è il nostro obiettivo, noi siamo più indietro, loro sono più forti, sono i favoriti. Cioè, poi è 1, 2, 3, 4, inconsapevolmente il messaggio passa. Cioè, passa a tutti, passa anche ai giocatori, che già sono preoccupati, perché scendere in campo in quel San Siro lì, pieno, tutti contro di te, ma ci mancherebbe altro. Tremerebbero le gambe a chiunque, a maggior ragione per dei giocatori che ancora quelle sfide, quelle serate, quelle nottate, quegli incontri non li hanno giocati, perché sono all'inizio magari alcuni della carriera, come può essere Yıldız, come può essere Cambiaso, che sono le prime volte che si giocano quelle partite lì. Lo stesso Vlahovic non aveva mai giocato un match point scudetto, lo stesso Chiesa che non l'ha mai vinto, Locatelli non l'ha mai vinto, Gatti non l'ha mai vinto, non li ha mai giocate. È ovvio che poi a un certo punto viene a preoccuparsi, McKennie non l'ha mai vinto. Però se noi andiamo anche poi a far passare sempre il messaggio del meglio gli altri, meglio gli altri, meglio gli altri, certo, sono meglio gli altri. Però poi secondo me quella paura che per me si è vista a tratti deriva anche da queste cose qui. Poi magari dentro lo spogliatoio loro si parlano e si dicono siamo i più forti del mondo, i più belli del mondo, gli altri fanno tutti schifo. Questa è una lettura, come tante. Però in un momento sicuramente negativo, perché oggi è un momento sicuramente negativo, io voglio svegliarvi con qualcosa di positivo. Voglio darvi il buongiorno con qualcosa di positivo. Perché il futuro della Juventus è roseo. Ed è un futuro roseo proprio per via di questi ragazzi che a San Siro magari la partita bella non l'hanno fatta e magari la paura li ha divorati, indubbiamente. Ma sono lì, ci sono vivi, sono della Juve, fanno parte della Juve, faranno parte della Juve. Perché non è mica solo questa stagione è una stagione, come tante. Non vinceremo quest'anno, ok. Ce ne faremo una ragione. È capitato, è successo, va bene, d'accordo. Ci guarderemo l'anno prossimo, non succederà, ci sarà l'anno prossimo ancora. L'importante è sempre credere in questi ragazzi, perché saranno la base per tornare a vincere. Quindi per quello dico che è sbagliato dire a San Siro avete visto che il ragazzo di 18 anni gli sono tremate le gambe. Ma grazie al piffero, ma è giusto che sia così, ma è bene che sia così. Sarebbe strano il contrario, sarebbe folle il contrario di fronte a un Inter così, che uno possa prendere palla e risolverla da solo, fare la differenza da solo. Sarebbe una roba folle da pensare. E mi dispiace perché io a Barzagli voglio tanto bene, veramente tantissimo bene. È stato uno dei miei giocatori preferiti nella cavalcata ai 9 scudetti in assoluto, ma proprio un affetto incredibile. Però lui ci è passato da quei momenti lì, lui ce li ha avuti anche lui i 18 anni a giocarsi le sfide importanti, ad essere in quei palcoscenici in cui magari nemmeno credeva o sui quali aveva scommesso e sognava di notte da bambino. È stato anche un senatore, uno di quelli che li deve proteggere questi ragazzi. E non facciamo passare il messaggio che la Juve perde perché Miretti mi sbaglia il cross al 90esimo, perde perché Yıldız trema le gambe a San Siro e Cambiaso sbaglia la partita. Perché quello è il messaggio più sbagliato da passare. Quelle sono cose giuste, sono cose vere, sono cose che fanno parte dell'analisi, fanno parte di questo Inter-Juve, fanno parte di quello che passerà la storia come un campionato che probabilmente vedrà l'Inter alzare lo scudetto. Sì, d'accordo, ma non mettiamo quelle cose in prima linea, non mettiamo quelle cose in prima fascia, non facciamo passare il messaggio che è solo quello. Quello è una cosa ulteriore, ma di vero, di grande, di concreto, di enorme, c'è tanto di più. E c'è la differenza di ambizione, c'è la differenza di approccio, c'è la differenza tattica e anche quella tecnica. Non solo quella tecnica, fa parte di un macro concetto. Questo è quello che dobbiamo portarci fuori da San Siro, perché quando si perde c'è sempre una morale, c'è sempre qualcosa che ci deve far dire ok, da qui voglio ripartire, ok, prendo il positivo, perché se quando perdi non impari, allora hai soltanto perso. Se quando perdi
impari e ti porti a casa qualcosa, allora ti servirà per migliorare. Questo è quello che dobbiamo pensare. Forza Juventus. Ma oggi ancora più di ieri e comunque sempre meno di domani.